Rieccoci qui su Pokémon Argento, sul Silver. Dopo il meraviglioso finale dello scorso episodio in cui ci si era buggato per la seconda volta tutto il gioco, sono riuscito, dopo qualche tentativo, a uscire dalla casa della mamma senza che si ripresentasse il bug. Sostanzialmente bisogna fare così. E quindi immediatamente salvo. Ancora no, basta. Bene, ora che abbiamo consegnato l'uovo al professor Helm. Troviamo qui Cetra. Ci dice come catturare Pokémon selvatici. Di balletto. E poi. No, no, abbiamo capito. Sappiamo bene come catturarli. Un Rattata da livello 2. Allora, intanto posso essere sicuro che sto registrando senza sbagliarmi, perché se vedo la mia immagine nel riquadrino della webcam vuol dire che per forza sto registrando, perché registra anche la webcam in automatico. E quindi sì, ci fa. Bene, bene, è quello che serviva a noi. Ci dà le Pokéball. Che ci sono utili adesso, perché io ho. Sì. Ma un Pidgey, ma. Me lo catturerei anche. Magari a livello 4, no? Ma sì, dai, catturiamoli, va. Alla fine. Perché non provare a catturarne quanti più possibili? Ok, sempre. Se queste bacche. Bene. Prevedi il mio attacco. Allora, borsa, Pokéball. Pokéball, usa. Vedete che è anche molto più rapido. È comodo questo menu se non si liberasse magari. Questo menu è molto più carino di quello dei vecchi oro e argento, chiaramente. Doveva entrare, cioè, livello 3, meno di metà vita. Intanto tutto fa. Io mi ricordo che nello scorso episodio abbiamo catturato un Geodude che si è rivelato estremamente utile per l'avventura. Però io preferirei non riproporre la stessa squadra del
della partita precedente, anche perché altrimenti onestamente sarebbe anche un po' stancante per voi. Magari posso anche tenerne uno, però preferirei fare una cosa più diversa, più varia. Ok, non ha imparato ancora niente. E devo smetterla di correre nell'erba alta, perché altrimenti mi trova ogni 2 minuti. Ma che 2 minuti, 2 secondi. I selvatici. Ah, ora possiamo giustamente prendere questa bacca che prima non potevamo prendere, che è la ghicocca verde. Che poi più avanti le ghicocche in un punto particolare ci potranno essere utili. Ok, andiamo su. A questo punto la nostra missione è arrivare a Violapoli. Proprio ora che voglio catturare i Pidgey, no? Ah, e abbiamo qui il nostro primo allenatore del gioco. È lui, ragazzi, Gennaro. Gennaro Bullo. Col suo immancabile e inseparabile Rattata. No, 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 il numero a Gennaro Bullo... No, assolutamente, non do il numero. Cioè, capiscimi, non è che sia cattivo, però a voi bulli non è che mi stiate proprio simpatici. E poi mi continuate a rompere. Vieni qui ogni 2 minuti, mi chiamate. Vieni qui a catturare razzi. Mi sono appena svegliato, Se sparlo è per quello anche. Diamo una pozione. A Cyndaquil. Ok. Questa qua è un'allenatrice, vero? No. Ok, no. Ci dice che se incrociamo lo sguardo degli altri allenatori non possiamo toglierci dalla sfida. E questi coleotteri con un braciere ce li faremmo arrosto, diciamo. Purtroppo ancora non l'abbiamo imparato, ma è questione di qualche livello. Tra l'altro non immaginate nemmeno quanto sarà facile con
Sì, da qui la torre Sprout. Allora abbiamo già imparato il braciere, meraviglioso. Non ti cambio, no. E guardate anche, ragazzi, che belle le animazioni che sono adesso, per esempio, braciere. Anche l'occhio vuole la sua parte. Allora, di qua non si passa. Forse ho trovato un PJ per caso. No. È inutile star qua. Dai, a prendere questi Pokémon. Nella grotta scura mi è venuto in mente qualcosa. Sì. Una pozione utile. Nella grotta scura si trova, salvando ovviamente prima, oltre a Geodude, anche Zubat però, che come Pokémon di tipo volante, veleno, ora noi non vediamo bene perché non abbiamo Flash, però come Pokémon volante, veleno, non è per nulla male Zubat, anzi, una volta che diventerà un bellissimo Crobat, sarà fortissimo, velocissimo, e penso che sia qui dentro Zubat. Non so se solo io... c'è, no, io ti prendo, non ti faccio neanche azione, ti provo a catturare con una ball così perché ho paura di ucciderti. No. Vediamo. Oh, però, sembra che abbiamo reso un po' più difficile la cattura dei Pokémon, anche scarsissimi. Proviamo a fare un'azione. Troppo. Magari lo troviamo a un livello un po' più alto, dai. No, sempre due. Allora. Usiamo... Speriamo. Facciamo una cosa. Visto che stranamente questo Zubat, questi Zubat a livello 2 non si vogliono far catturare. Usiamo questo Sentret, che magari ho catturato così, però ci può essere utile per fare un minimo di danno a... sì, a Zubat. Allora, Graff, chiaramente. Va bene, ci fai la sanguisuga. Un altro Graff, perché poi lui ci succhia anche un minimo di energia. Ok, adesso cioè, Crobat è veramente un Pokémon formidabile. Allora, usciamo dalla... anzi, salviamo sempre. E usciamo dalla grotta. Allora, adesso abbiamo Zubat, che allenerò un po'
off camera. Qui abbiamo... Ah, adesso è venuto il tramonto. Abbiamo una Pokéball. Andiamo di allenatori. Faccio azione perché è a livello 2, talmente bassa che... Non serve nemmeno sprecare braciere. Mi è venuta in mente anche un'altra cosa da sistemare nel gioco. Ovvero... Ho intenzione di togliere lo stile di lotta cioè in cui ti chiedono di scegliere il Pokémon prima. Questo renderà il gioco un po' più difficile perché dovremmo perdere un turno se vogliamo cambiare Pokémon. No, non voglio semplicemente aver rotture. Allora, quello che volevo fare è... Metto stile di lotta fisso. Il suono lo lascio in stereo perché mi piace onestamente sentire la differenza tra destra e sinistra. Aspetta. Dovevo fare ok. Ho salvato, bene. Salviamo ulteriormente. E direi di lasciarci qui per questo episodio, che non si è chiuso finalmente con nessun bug. E nella prossima puntata visiteremo la città di Violapoli. Ci facciamo la Torre Sprout, ci facciamo anche forse la palestra. Insomma, questo gameplay deve essere un attimo più rapido, anche perché il gioco è parecchio lungo e quindi non voglio fare 100 episodi. Quindi, come al solito, un buon proseguimento di giornata e alla prossima. Ciao.